dove guidano le parole. Libri dalla A alla Z. Considero valore l'assemblea delle stelle, un sorriso involontario, la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano. Buon pomeriggio a tutti voi in ascolto, sono Mariangela Pupillo. Siamo a un altro appuntamento con i libri e io mi sono introdotta con il passaggio, secondo me straordinario, dello scrittore di oggi, che è Eri De Luca. Sono dei versi. Perché la lettera dell'alfabetire letterario di oggi è la D e i versi di Eri De Luca che ho letto in apertura per me sono da anni l'associazione diretta con lo scrittore. Essi sono tratti da una poesia dal titolo Valore. Mi è sembrato importantissimo entrare nel mondo scritto di Eri De Luca con le parole di valore, perché si tratta di un testo che rivoluziona l'esistere umano fondato sull'avere, che dà molta forza all'essere invece. Il nostro autore dichiara apertamente il suo credo che appunto è valoriale. Parliamo di essenzialità e quasi sempre di valori spirituali i quali confliggono e sovrastano quella che è la sfera economica, il commercio, l'interesse, il PIL, e per stare all'interno di un piano che non è monetario e che ad essere sinceri fino in fondo un po' secondo me turba la bella comodità che si cerca sempre nel quotidiano, il quieto vivere delle vite dorate. I versi di valore che ho citato sono tratti dalla raccolta Opera sull'acqua e altre poesie. Ricordo quando sentì per la prima volta un intervento pubblico di Eri De Luca. Era a Palermo, in una libreria caffè bellissima, oggi purtroppo chiusa, presso il Foro Italico, di fronte al mare. Il nome, Gursal Kalesa, nel piano terreno di uno storico palazzo della città, un luogo suggestivo, esattamente come le parole dello scrittore, i suoi ragionamenti, la sua voglia di entrare nell'universo della conoscenza attraverso le strade più diverse. Quell'incontro galeotto mi indusse a leggere altri suoi libri. Sulla base di quello che ho detto di De Luca in relazione allo stile, mi viene da fare la sintesi che però mi sono appuntata per non farmela sfuggire. Una delicatezza di scrittura, un gusto pieno nel maneggiamento della parola, secondo un'impronta che per il mio orecchio è davvero poetica, anche se si tratta di prosa. Comunque voglio ribadire che ho letto solo alcune opere nella grande rosa di quanto De Luca ha prodotto, perché questo scrittore con il viso e le mani da operaio, dal pensiero anticonformista che lo ha reso esponente di lotta continua, studioso di lingue antiche, dal fortissimo legame con la natura e con una personalità assolutamente poliedrica, ha una produzione molto vasta. Infatti sono più di 50 le opere di narrativa saggistica e 4 raccolte poetiche, poi ci sono scritture di cortometraggi e di testi che l'hanno portato a calcare anche le scene teatrali. Ma non ho ancora detto che Eri De Luca è un napoletano nato nel 1950 con un legame familiare americano, grazie a una nonna che aveva sposato all'inizio del Novecento un napoletano. Sicuramente alcuni dei testi di De Luca sono lo specchio del suo sentirsi un essere vivente all'interno di quello che ritengo essere il grande concerto della natura. In proposito, mi viene spontaneo fare una nota che ci riporta giusto al periodo di oggi, alla pandemia, come momento biologico che secondo me è interpretabile come un messaggio assolutamente poco lusinghiero da parte del pianeta. Un pianeta oltraggiato nel tempo dalle violenze antropiche che sono le nostre e che però si ritorcono su di noi. Ecco, proprio sulla coscienza ambientalista che riscontro in De Luca, voglio proporre al vostro ascolto qualche brano che è tratto da Il peso della farfalla, un suo libro uscito per i tipi di Feltrinelli nel 2009.
Da Amante della Montagna, De Luca racconta dell'incontro tra due vecchi esseri viventi, che sono un cacciatore e un camoscio, entrambi a fine carriera, dice l'autore stesso, entrambi carichi di una stanchezza sazia, sempre parole sue, entrambi definiti con lo stesso nome, re. Il camoscio è re rispetto al branco, l'uomo invece per quanti ne ha uccisi, di questi camosci. Il camoscio è un animale favoloso, il giusto abitante della montagna. E il cacciatore è un frequentatore della stessa montagna, animato dall'ammirazione nei confronti di un essere magnifico da cacciare, su cui andare a prevaricare. Le parole di De Luca conferiscono al camoscio, però, a mio avviso, una resa molto più estesa del puro piano biologico animale. Si susseguono in questo animale emozioni che sono tipiche degli uomini, come la paura, la sua voglia di rivalsa sull'uomo che ha ucciso un camoscio fondamentale per lui, che era sua madre. Ma questi due esseri, che sono entrambi forti sullo sfondo della natura, sono comunque accomunati da qualcosa che è il contrario della loro potenza. Ognuno di loro, in fondo, è una solitudine. E c'è anche una farfalla in questo libro, la farfalla che dà il titolo al libro, appunto, Il peso della farfalla. Una farfalla che, malgrado la sua trascurabilissima massa, è paradossalmente l'elemento che scatena un profondo ripensamento, che mette in crisi la forza e l'abitudine alla prevaricazione di quell'uomo, del re dei camosci. Questo accade in quell'animo. Ma sentiamo dei brani direttamente dal testo, che oggi per noi legge un'amica lontana, è Anna Maria Mogavero. La sua voce ci giunge dal Piemonte. Tratto da Il peso della farfalla di Henry De Luca. Il branco vedeva correre a valanga verso di loro in pieno giorno al sole il loro re. Non potevano accorgersi dell'uomo. Ogni camoscio si fermò dov'era a guardare la novità speciale del loro signore delle tempeste, uscito allo scoperto incontro a loro. Il re non li raggiunse. Si fermò all'improvviso, si impennò sulle zampe davanti e tornò indietro. Scalò un sasso appuntito, piantato su uno sfasciume di rocce appese al vuoto, e restò lì. Era il giorno perfetto. Non si sarebbe più battuto contro nessuno dei suoi figli e non doveva aspettare l'inverno per morire. Aspettò lì fermo, impettito, la palla da 11 grammi che gli passò dall'alto in basso il cuore. Morì prima di sentire il fragore dello sparo, una martellata contro la lamiera del cielo. Cadde dalla cima del sasso e rotolò verso i camosci. Qui l'uomo vide una cosa che mai era stata vista. Il branco non si disperse in fuga, lentamente fece la mossa opposta. Le femmine prima, poi i maschi, poi i nati in primavera salirono verso di lui, incontro al re abbattuto. Uno per uno chinarono il muso su di lui, senza un pensiero per l'uomo in agguato. Toccarono con le corna, una spinta leggera, il dorso fulvo e spessito del padre di tutti loro. Le femmine appoggiarono due colpi. I piccoli sfregarono timidi i loro primi centimetri sul mantello invernale già scuro del loro patriarca. L'uomo arrivò sul re. Il branco era ancora vicino a guardare. La più aspettata vittoria era gemella uguale di una sconfitta mai conosciuta prima. Disprezzò l'istinto che gli aveva allineato il tiro. Gli venne uno sputo in gola e un'acqua al naso, mentre gli occhi si erano appannati. Ladro di vita indomita, sovrana, lasciata incustodita sotto il sole dal padrone di tutto. A meno che la custodia non toccava proprio a lui che si faceva ladro. Toccava a lui difendere. Contò gli anelli delle corna, gli anni accumulati a cerchio. Valevano più dei suoi, aveva ucciso un vecchio. Una fitta alla spalla sinistra accusava il rinculo. Una
una campana suonò tra i suoi passi pesanti, quella di mezzogiorno, ma si persero in aria dei rintocchi. Si fermò. Affannava. Restò in piedi per vedere se riusciva a prendere fiato o se doveva posare la bestia per riavere forza. C'era da raggiungere un nevaio a nord, dove il camoscio si sarebbe conservato bene. Poi sarebbe salito con una pala per scavargli una fossa. Rimase in piedi con la bestia addosso a sentire se il corpo ce la faceva. Una farfalla bianca gli volò incontro e intorno. Crollò con il camoscio sulle spalle, faccia avanti. Li trovò un boscaiolo in primavera, uno sull'altro, dopo un inverno di neve gigantesca. Erano incastrati da poterli separare solo con l'accetta. Li seppellì insieme. Sul corno sinistro del camoscio era stampata a ghiaccio una farfalla bianca. Punto di grande forza nel libro Il peso della farfalla, secondo me, sono gli esseri viventi speciali senza i quali la nostra vita animale, che biochimicamente necessita di ossigeno, non potrebbe esistere. Sto parlando degli alberi, quei monumenti del paesaggio, i polmoni del pianeta. E mi viene in mente un'associazione bellissima, che è il testo di una canzone. Quella canzone di Sergio Endrico faceva così: per fare un fiore ci vuole un ramo, per fare il ramo ci vuole l'albero. E poi proseguiva dicendo che alla fine arrivava praticamente alla necessità dei fiori per fare tutto. In questo libro Eri De Luca dà onore letterario, a proposito di alberi, al cirmolo, ovvero il pino cembro, da lui definito parente dell'abete. Ma sentiamo qualche altro brano, sempre letto da Anna Maria Mocavero, tratto da Il peso della farfalla. Una volta l'anno salgo a salutare l'albero, mi porto da scrivere e mi siedo al suo piede. A 2 metri da lui, ovest preciso, spuntano dai sassi 4 stelle alpine, un principio di costellazione. Ancora un paio di metri a ovest, un mugo accovacciato al suolo sparge i suoi rami in cerchio. Dentro vive la vipera, la sento soffiare e poi calmarsi. Un albero solitario ha un recinto invisibile, largo quanto l'ombra da poggiare intorno. Prima di entrarci tolgo i sandali, mi stendo alla sua luce. Il cirmolo è capace di biforcarsi in 2 rami principali, impossibile per l'abete e il larice. Il fusto di quello di quassù ha 2 braccia levate, parallele, una è per il fulmine. Sa di essere a bersaglio, l'altezza solitaria lo comporta. È nato dalla scarica che uccise il tronco precedente a lui. Il fulmine è suo padre secondario. Varie paternità si riducono a cause, i loro figli a effetto. Terra è sua madre in cui si attacca a polipo di scoglio. Vado spesso da solo, sono della specie del cirmolo e non dell'abete. Si ammucchiavano nuvole intorno alla montagna, ci salivo dentro. Mi piace starci più che a cielo sgombro. Aggiungono un silenzio compresso, addensano la solitudine. La solitudine è un albume, la parte migliore dell'uovo. Per la scrittura è una proteina.
La nuvola addosso alla tofana cominciò a sbriciolarsi in grandine. Smise la solitudine che fa agili passi. Le prese da toccare si ricoprirono di granatina bianca. Gli appoggi dei sandali andavano calcati per non scivolare. Le dita sulla grandine devono essere svelte, se restano a soppesare la tenuta perdono sensibilità. I guanti non possono servire, ci vuole il contatto delle falangi per dare un po' di precisione a mosse che non possono sbagliare. Il cirmolo conosce queste cose. Regge sugli aghi la neve e la cristalleria del ghiaccio. Non ospita nidi, non qua sopra. Salivo nella nuvola e infittiva la grandine. Un passaggio un po' brusco, facile da asciutto, mi comportò una spinta a mosca cieca. Provai a guardare in su, ma lo scroscio negli occhi mi richiuse. Ho caricato uno slancio e appoggiato un ginocchio sopra un terrazzino sdrucciolo. È stata una mossa impacciata. Al cirmolo dispiace. L'eleganza dei movimenti è per lui una necessità. Non è mai goffo un albero, nemmeno quando crolla per il ferro del boscaiolo. Da quel momento la sua vita è legno, viaggia lontano verso le segherie, diventa casa, barca, chitarra, manico, scultura. Sarà elegante anche caduto in mano a un assassino. Da quel momento è promesso alla cenere. Alle mie spalle esplosa sulla roccia la mazzata del fulmine, mille volte un fabbro sull'incudine. Ho visto la sua fiamma da dietro, dalla nuca. Lo scoppio era quello di una granata tra i cortili, ma questo il cirmolo non lo può sapere. Non sa né di granate né cortili, perciò non gliel'ho detto. Il fulmine non mi ha sbattuto a terra, ma ho perso per un secco secondo il contatto con il suolo. Mi sono inchiodato là dov'ero, mani e piedi infilati nel bianco granuloso della grandine. Questo il cirmolo sa. Dopo la scarica viene da stare fermi. La linfa aspetta a ripartire. I rami si contano l'appello e le radici chiedono alle foglie se è cominciato il fuoco da qualche parte intorno. Esistono in montagna alberi eroi piantati sopra il vuoto, medaglie sopra il petto di strapiombi. Salgo ogni estate in visita a uno di loro. Prima di andare via monto a cavallo del suo braccio sul vuoto. I piedi scalzi ricevono il solletico dell'aria aperta sopra centinaia di metri. Lo abbraccio e lo ringrazio di durare. Queste considerazioni sul luogo tanto speciale per De Luca, quale appunto è la montagna, mi piace leggervi quanto lui ha risposto in un'intervista alla seguente domanda, che vi leggo. Lei è molto legato alla montagna come luogo da esplorare e la montagna ha le sue leggi. Cosa continua a insegnare all'uomo? Risposta. Insegna che l'uomo è in inferiorità numerica. In montagna noi siamo minuscoli e l'ambiente intorno è gigantesco, schiacciante. È un ambiente che non ha nessuna simpatia nei nostri confronti. Non siamo invitati, non abbiamo neanche un lasciapassare. Siamo degli intrusi dentro questa immensità e dunque è una giusta lezione di proporzioni. Noi siamo questo nei confronti del pianeta. Non siamo la maggioranza, siamo delle minuscole creature di passaggio su questa superficie. E di questa piccolezza stiamo ricevendo, ancora una volta dico, una lezione ineguagliabile proprio dalla microscopicità di un virus. Che lo sta dicendo a chiare lettere, invitandoci a rivedere e ridimensionare il nostro modo di stare al mondo.
tra le produzioni di Eri De Luca vi voglio ricordare che ci sono anche dei testi che sono arrivati in teatro. Tra questi Chisciotte e gli Invincibili, un lavoro edito nel 2007 per i Tipi di Fandango, che nasce in realtà intorno a un tavolo con chitarra, formaggio, pane, vino, quindi in una situazione conviviale, proprio con Eri De Luca, il cantautore e poeta Gian Maria Testa, purtroppo morto prematuramente qualche anno fa, e il musicista Gabriele Mirabassi. Il lavoro teatrale è un omaggio ai sognatori, quelli che non si arrendono. È un omaggio a quelli che si fanno coinvolgere, che non sono mai spettatori passivi di quanto accade. E sempre in un'intervista a De Luca è stato chiesto chi sia, in questa epoca nuova, il Chisciotte invincibile, quella figura letteraria a cui lui ha dato omaggio in passato, visto che il libro risale al 2007. La sua risposta è questa. Chisciotte in ogni persona, ma anche in ogni comunità che si batte per la propria dignità, per la propria salute, per la propria libertà. Lo fa sempre contro poteri più grandi, in inferiorità numerica, ma con la forza della ragione e della solidarietà. Chisciotte è uno sconsiderato, perché sa continuamente che sarà battuto. Lo sa sempre, lo sa da prima, e però non smette di provarci di nuovo. Per questo l'ho chiamato invincibile, perché invincibile non è quello che vince sempre, ma colui che, continuamente sconfitto, non la smette di rimettersi in piedi per battersi di nuovo. De Luca è molto attratto dalle lingue antiche. Tra quelle che studia c'è l'ebraico. Ecco che da semplice scrittore che era si è anche introdotto nel campo della traduzione, anzi consiglia spesso di imparare un'altra lingua agli altri, di appassionarsi a un autore e imparare a tradurlo. Fare uno sforzo di ammirazione, dice, e provare a ridurre quella lingua straniera nella propria. Così si entrerà davvero in confidenza con la propria lingua, perché si sarà costretti a sforzarla e a piegarla, a esercitarla proprio come si fa con un muscolo. Sulla lingua Yiddish, che è l'altra che studia, De Luca ha raccontato che durante un viaggio che fece a Varsavia, visitò l'archivio della città dove è conservato tutto ciò che gli ebrei del luogo riuscirono a salvare dalla furia nazista, i loro ricordi, documenti, foto. Tornò da lì con l'intento di imparare questa lingua, per dare torto alla storia, dice lui, per processarla, per dimostrare che una lingua mozzata può anche risorgere. E lui che non crede alla resurrezione dei corpi, crede alla risurrezione delle lingue. Grazie a questo discorso sulle lingue apprese, io voglio portarvi a un racconto di De Luca che a mio avviso è meraviglioso, ambientato nei luoghi dell'ebraico. Il titolo è In nome della madre, Feltrinelli 2006, piccolo e potente libro, ma tanto delicato, al tempo stesso delicato e profondissimo. È un romanzo in cui un maschio, che è lui, racconta un'esperienza che è totalmente femminile, quindi il suo contrario. Questa esperienza assolutamente femminile è il mistero della maternità, ossia la totalità di un'esperienza che cambia per sempre la vita di una donna. In questo libro De Luca fa raccontare Miriam, la madre di Gesù, in prima persona. Miriam è una ragazza comune, un'ebrea di Galilea, di cui colpisce profondamente, secondo me, leggendo quelle pagine, la sincerità. Tratto da In nome della madre di Eri De Luca. Le voci dei pastori stanno cercando l'alba. Fuori c'è una città che si chiama Betlem, casa di pane. Tu sei nato qui, su una terra fornaia. Tu sei pasta cresciuta in me senza lievito d'uomo. Ti tocco e porto al naso il tuo profumo di pane della festa, quello che si porta al tempio e si offre. Si offre. Che sto dicendo, signore mio? Che sto dicendo? Si offre. Ma perché? E perché, figlio, nasci proprio qui in casa di pane? E perché dobbiamo chiamarti Gesù? Cosa mi è uscito di bocca? Pane, offerta. Non sia mai. No, tu non sei pane. Tu sei uno dei tanti marmocchi che spuntano al mondo, uno degli innumerevoli che nemmeno si contano e brulicano sulla faccia della terra. Tu non sei niente di speciale. Sei un piccolo ebreo senza importanza che non deve dimostrare niente, non deve fare altro che vivere,
lavorare, sposarsi e avere il necessario. Signore del mondo, benedetto, ascolta la preghiera della tua serva che adesso è una madre. Quando nasce un bambino, la famiglia si augura che diventi qualcuno, intelligente, si distingua dagli altri. Fa che non sia così. Fa che questo brivido salito sulla mia schiena, questo freddo venuto dal futuro, sia lontano da lui. Lo chiamo Gesù come vuoi tu, ma non lo reclamare per qualche tua missione. Fa che sia un cucciolo qualunque, anche un poco stupido, svogliato, senza studio. Un figlio che si mette a bottega da suo padre, impara il mestiere, lo prosegue. Noi penseremo a trovargli una moglie, lui mi metterà sulle ginocchia una squadra di figli. Signore del mondo, benedetto, fa che abbia difetti, non si occupi di politica, vada d'accordo coi romani e con tutti quelli che verranno a fare i padroni a casa nostra, nella nostra terra. Non ho più visto il messaggero, non l'ho più sentito. È segno che lascerai fare a me e a Giuseppe? Certo, ce ne occupiamo noi. Fa solo che questo bambino sia nessuno nella tua storia. Fa che sia un uomo semplice, contento di esserlo e che si arrabbi soltanto con le mosche. Fa che non sia bello, non susciti invidie. Ascolta la preghiera alla rovescia della tua serva. Stupida che sono stata a vantarmi in me stessa della sua perfezione, della sua venuta dentro di me senza seme di uomo. Stupida e peccatrice per orgoglio a esaltare la sua specialità. Sia nessuno questo tuo Gesù, sia per te un progetto accantonato, uno dei tuoi pensieri usciti di memoria. Ti pregano già tanto di ricordare questo e quello, scordati di Gesù. Una nuvola passa e copre la stella. Il fiato delle bestie sale sicuro in alto. Ha più forza della mia preghiera. Non importa, continuo. Promettimi questo, che non lo sedurrai nei suoi 20 anni, come facesti col tuo Ermiau, anche lui conosciuto da te mentre era ancora in grembo. Nei 20 anni è un sollievo ardere per un'idea, un impulso di verità e giustizia. Non sia quello il tempo del suo richiamo. Non sia prima dei 30, prima che sia uomo compiuto, di scelte meditate. Allora, se sarà ancora ferma la tua volontà che me l'ha messo in grembo, te lo offrirò io stessa, come fece Anna, madre di Samuele. Lei lo portò dopo i 3 anni, a me concedi i 30. Lo chiamerò ad agire, lo prometto, ma non nel mezzo di una mischia, di una guerra. Da notte, al lume di una stella viaggiante, ho la vista dei ciechi. Tocco il corpo di Gesù in punta di dita e lo vedo a una festa di nozze. Non è lui che si sposa, noi siamo invitati. Lui è un uomo, è già nei 30 anni. E io gli chiedo qualcosa e lui mi guarda, arrossisce, confuso, non vuole. Poi obbedisce. Non so cosa gli ho chiesto, né cosa fa lui per risposta. Intorno alla festa continua. So che te lo consegno quel giorno. Non dico così sia. Dico non sia prima di così. Ti ho promesso. Promettimi. Ti ho obbedito. Esaudiscimi. Siamo arrivati a conclusione. Per oggi chiudiamo la puntata sugli autori e i libri dalla A alla Z nel segno della forza della convinzione, uno dei valori che De Luca trasmette con forza. E vi invitiamo a leggerli i suoi libri. Ringrazio Anna Maria Mugavero per le letture, tutte tratte da Edizioni Feltrinelli, e Provvidenza Maria Mugavero per le tante forme di collaborazione prestata. I brani musicali di questa puntata sono Old Friends Ragtime di The Piano Lady, Ballad for Piano di Powell Kraskoff,
Stay With Me di Everlasting Dream, Primavera sul ghiacciaio di Iago, Orchestral Yiddish di Marie Composer. Avete ascoltato Dove guidano le parole, libri dalla A alla Z.